Ciao a tutti, io sono Valentina La Bellarte, noi siamo quelli di Passel Studio e per la puntata di oggi della rubrica sui grandi fotografi parleremo di Robert Doisneau. Doisneau è un fotografo francese molto amato che nasce nel 1912 e ci lascerà nel 1994. Guardate che bel tipo che era. Lui inizia ad appassionarsi di fotografia da subito, tant'è che studierà litografia. La litografia è una stampa chimico-fisica che si ottiene con una matrice di pietra calcarea. Quindi lui parte con uno studio tecnico per poi elaborare un suo stile personalissimo. Nasce in periferia e per tutta la sua vita racconterà in modo gentile e garbato la periferia francese, non solo come luogo fisico e come dinamiche, ma come metafora della periferia del mondo, della popolazione. A lui quindi non interesserà mai la Parigi patinata, la Francia patinata, ma vorrà raccontare una vita di strada, perché di street photography si è sempre trattato, una vita di strada assolutamente garbata e un po' più intima. Lavorativamente sarà fotografo industriale in Renault e subito dopo stringerà un sodalizio artistico professionale con la RAFO Agency, che durerà per oltre 40 anni. Negli anni 40 sarà addirittura molto attivo nelle file della Resistenza, perché si occuperà di falsificare documenti fondamentali dal punto di vista politico e strategico. Un personaggio quindi assolutamente eclettico, intellettuale, attivista, energico e alla ricerca sempre di qualcosa da raccontare. Vi dico soltanto che dopo la sua morte saranno ritrovati oltre 40.000 negativi, quindi scattava tantissimo. Iniziamo a guardare le sue foto. Troverete tantissimi bambini nei suoi scatti. Era un amore profondo il suo per l'infanzia, per un racconto delicato che dei bambini si potesse fare, contestualizzandoli in un ambiente come la strada di periferia. Ovviamente sono foto in bianco e nero e sono attimi rubati, tant'è che lui stesso si è definito un pescatore di momenti. In realtà è proprio così, lui è assolutamente all'esterno della scena, è invisibile, la vita avviene nonostante la sua presenza, lui la inquadra e ce la rende immortale. Guardate che meraviglia questa foto, questo gioco che abbiamo fatto tutti, sbagliando magari, ma chi non ha citofonato per poi scappare? Ecco, lui ha catturato quel momento, l'attimo della citofonata, della fuga e di chi assiste al momento in una triangolazione di movimenti e sguardi che riempie un fotogramma in maniera totalizzante. In un fotogramma quadrato c'è tutto un microcosmo della vita di questi ragazzini per strada che con nulla si stanno divertendo tantissimo. Il suo occhio quindi era attentissimo, sempre pronto, e il suo attivismo politico durante la Resistenza voleva essere controbilanciato da un racconto poetico. Quindi immaginate una sorta di dualismo interiore tra un uomo intellettualmente impegnato in un periodo storico assolutamente particolare come la Seconda Guerra Mondiale e un racconto così delicato di questi bambini che non avevano nulla eppure avevano tutto. Guardate sempre nei suoi scatti come le direzioni siano molteplici, come in realtà ogni personaggio su cui il nostro sguardo cade ti rimanda in una direzione diversa dagli altri. È come se fosse la scena di un film, è come se ci fosse stato un regista a metterli esattamente in posa, a dire loro cosa fare, dove guardare. Invece questa è la vita vera, vita
vita di un nulla, di un momento storico tostissimo per questi ragazzini, eppure lui li ha resi immortali con una grandissima poetica. I suoi scatti di strada sono sempre ben bilanciati, non sono mai dei ritratti troppo ravvicinati, sono sempre dei racconti di figure contestualizzate in questa Francia che in realtà vive un momento molto triste della sua storia, ma che lui rende così malinconicamente sognante, come se ancora tutto fosse possibile, come se lui credesse davvero che questi ragazzini, questi bambini che stava ritraendo, potessero avere un futuro migliore e dovessero assolutamente averlo. Doisneau quindi scatta, racconta il momento con la speranza del futuro. Sono veramente incredibili le sue fotografie, sono cinematografiche. Un uso delle proporzioni, tra l'altro, che in street photography non è banale, non è scontato e non è assolutamente facile da raggiungere, perché si ha un attimo per scattare, si vede la scena, si cerca l'inquadratura migliore, ma è davvero tutto in un attimo. Guardate la proporzione del bambino, della pistola, l'ombra completa, non l'ha tagliata, la proporzione con i palazzi è davvero incredibile. E la genialità dei fotografi di street, per quanto ora come genere sia inflazionato, ma voi sapete che in questa rubrica noi parliamo dei grandi fotografi, quelli che hanno fatto davvero la storia della fotografia. La genialità degli street photography sta proprio nel cogliere l'attimo. Io lo virgoletto perché ormai questa espressione penso ci abbia un po' tutti esasperato o stancato, però la loro eccezionalità sta nel cogliere l'attimo, quindi nel raccontarci una scena saliente, ma armonizzandola in un contesto artistico. Quindi non c'è soltanto il fatto in sé, che già sarebbe eccezionale, perché sarebbe il racconto di un'epoca, perché sarebbe una scena rubata, perché sarebbe un attimo di inconsapevolezza del protagonista. Non c'è solo quello, c'è anche la cura, c'è la composizione, c'è la poetica, c'è l'uso della luce, c'è tutto in un attimo. Pensiamoci, quando oggi troppo facilmente osanniamo dei fotografi che si avvalgono di tantissimi strumenti che all'epoca non c'erano. Questi sono scatti fatti in una scuola a Parigi nel 56. Sono eccezionali perché ora io non so quali siano state le dinamiche che lo abbiano portato a poter essere in queste classi, ma i bambini ignorano la sua presenza, fanno la loro vita e hanno le espressioni. Qui vedo che sulla lavagnetta ci sono dei calcoli, quindi il protagonista di questa foto evidentemente si sta lambiccando il cervello per venire a capo di un'operazione. C'è chi è molto distratto intorno, c'è chi è molto concentrato. Il microcosmo, sempre, nei suoi scatti c'è sempre un mondo piccolo raccontato con tante sfumature, con tanti personaggi diversi che ci mettono il loro, ognuno in maniera personalissima. La sua produzione fotografica non è caratterizzata soltanto dal suo gusto estetico, è caratterizzata anche dal suo carattere non solo passionario politicamente, ma molto curioso culturalmente. Ad un certo punto nella sua vita, nel 47, incontra Prévert e Giraud, e sarà l'anno in cui, se non sbaglio, vincerà anche il Kodak Prize, che all'epoca era ambitissimo in Francia. Tutto quello che nella nostra vita alimentiamo, tutte le nostre curiosità, tutte le nostre letture, tutte le nostre frequentazioni, le nostre passioni, per un artista non restano in compartimenti stagni, questo l'abbiamo già visto con altri grandi fotografi, ma vanno tutti a confluire nella propria produzione artistica, in una poetica complessiva fatta davvero, davvero di tante fusioni e di tante influenze. Qui lui dà anche, in questi scatti per esempio, dà anche prova di avere un occhio attentissimo all'architettura, ai verticalismi, alle linee, alle proporzioni, alle vie di fuga. Non c'è soltanto la componente umana in Doisneau, come abbiamo già visto, se c'è l'occhio allenato, elegante, perspicace, raffinato, elevato, sebbene si preferisca un genere o un soggetto come per
Perdo a Snow sicuramente la componente umana, ciò non toglie che si sappia davvero fotografare un'immensità di generi. Qui abbiamo anche il reportage di guerra con l'occhio sempre sui sentimenti, ma notate come è un occhio gentile, è un occhio garbato. Lui lo dichiara proprio in alcune interviste, in alcuni testi. Lui dichiara la sua precisa intenzione di voler pescare attimi e momenti, quindi lui è consapevole del furto, virgolettiamo, del furto che faceva all'umanità di questi momenti, ma dichiara la sua precisa intenzione di non restituire mai una negatività al racconto di quel soggetto, o un momento di imbarazzo, o un momento di sofferenza o di dolore, assolutamente. Quindi questo, che è un ritratto, uno scatto di guerra, ci fa presumere lo stato d'animo del soldato. Lo sentiamo, lo percepiamo, perché in quello sguardo c'è l'infinito, l'infinito dei pensieri che un soldato in trincea può aver avuto e che noi non possiamo nemmeno immaginare. Però c'è sempre la poetica artistica del ritratto umano e dell'elemento per il tutto. Noi non vediamo la guerra qui, noi la immaginiamo perché vediamo una trincea, un soldato, ma non abbiamo una grande inquadratura su una trincea, su corpi a terra, su soldati in combattimento. No, noi abbiamo un'inquadratura stretta su un personaggio bellissimo e malinconico che ci fa immaginare tutto il resto. Continuiamo a sfogliare sulla vita di Dua Snow. Io non vorrei darvi poi tanti dettagli, perché tanto quelli sono sempre reperibili online. Diciamo che lui è sempre stato un fotografo che ha dedicato tutta la sua vita alla fotografia, al racconto delle persone. Guardate questo scatto, è uno dei miei preferiti. Siamo in guerra. Questo forse un'infermeria, non so, qualcosa del genere, anche malmesso, però guardate quanta poetica ha tirato fuori. Questa luce che arriva dall'alto, che scende con dei raggi precisi e taglienti, che avvolge la scena, che fa presupporre che ci sia dell'altro oltre l'oscurità del momento. Io vedo del simbolismo in queste immagini di guerra di Dua Snow. Io credo che lui in questo scatto sia stato colpito proprio dalla luce, e che nella luce abbia visto un'accezione positiva e ce l'abbia raccontata proprio così, con questa inquadratura larga, insolita per lui, in cui guardando più da vicino capiamo che diciamo ci sono delle persone allettate, c'è una rimessa, c'è una situazione forse di emergenza, e la protagonista però è solo lei, è la luce, forse che vada a simboleggiare la speranza che quel periodo finisca presto. Questi sono sempre scatti di quel momento storico molto particolare. Questo è uno scatto del 1935 in Renault, perché abbiamo detto che lui ha lavorato in Renault come fotografo industriale. Guardate però come è uno scatto fatto per la Renault, ma in realtà noi guardiamo i protagonisti. Non si scappa da quello che si è fotograficamente. Se il tuo occhio è catturato dall'oggetto, dalle linee, dal design, come ci sono grandissimi fotografi che dello still life hanno fatto capolavori e fanno capolavori, il tuo occhio, secondo me, anche quando fotograferai altro, fotograferai moda, fotograferai altro, verrà catturato sempre dall'oggetto, alla stessa maniera per il paesaggio, alla stessa maniera per la componente umana. Qui abbiamo una periferica centrale che ci ricorda anche qualche scatto di Kubrick, questa via di fuga a imbuto che spinge verso l'infinito, con questa figura centrale e la nebbia o il vapore in fondo che non ci fa vedere la fine, non ci fa vedere l'orizzonte. È come se questa persona si stesse infilando in una nuvola, dandoci le spalle, va via da noi. Lui quindi girava per le vie di Parigi o delle città dove ha vissuto, perché non è mai stato stanziale sempre in città, proprio perché la sua ricerca antropologica e sociologica verteva sulla vera vita francese, quella delle zone limitrofe. Quindi girava tantissimo, scattava tantissimo e prendeva i mezzi pubblici,
cercava le persone. Ecco, questo è sicuramente uno di quei fotografi che non aspettava che lo scatto arrivasse, non aspettava il momento perfetto, ma cercava con desiderio le persone in tutte le sfaccettature. Abbiamo visto altri artisti così, tipo Erwitt, questa calamita incredibile che loro sentono e avvertono nei confronti dell'uomo, dell'umano, della vita vera, è irrefrenabile, e quindi ne vanno in cerca. Questi sono scatti sui mezzi pubblici nel 47, e qui inizia una sezione di questo catalogo dedicato alla periferia parigina. Guardate come lui ci restituisce un'immagine di Parigi completamente diversa da quella a cui siamo culturalmente abituati, diversa anche da quella raccontata dagli altri fotografi, che naturalmente si muovevano nel centro della città, trovavano donne meravigliose, uomini elegantissimi. Lo scatto tra l'architettura eccezionale e unica di una delle città più belle del mondo, come Parigi, è l'eleganza di quell'epoca e la bellezza del centro della città con delle persone assolutamente eleganti, faceva già lo scatto. Lui fa il procedimento inverso. Parigi la conoscete, il centro l'avete visto, sapete com'è, patinata, bella, bellissima, vi porto in periferia. Della periferia lui fa degli scatti ad eliminazione, lui va ad eliminare, ci racconta del minimalismo, del vuoto, delle linee, dell'atmosfera, della nebbia, delle persone sole. Il centro in Parigi non avremmo mai avuto uno scatto così, con due persone in un'inquadratura così ampia. Lui vuole farci vedere l'altra faccia della medaglia, chiaramente non sempre positiva, non sempre facile da vedere, da immaginare. Ogni città ha il suo rovescio. Io mi ricordo quando ragazzina sono andata per la prima volta all'estero, sono andata a Praga, siamo arrivati e abbiamo visto questo centro città meraviglioso. Andando verso l'albergo siamo rimasti sconvolti, perché abbiamo scoperto tutto un altro mondo, tutta un'altra città. E la differenza stava da un isolato all'altro. Le grandi città sono così. Però guardate sempre la delicatezza. Guardate sempre come lui non è mai discriminante nei confronti di qualcuno. E guardate anche sempre la composizione, l'equilibrio, il bilanciamento tra linee e persone. Doisneau è stato tanto amato. È ancora tanto amato. Ci sono stati dei periodi storici in cui lui è stato criticato, gli è stato contestato che le sue foto non fossero vere, fossero posate, ma poi, come abbiamo visto già quando abbiamo parlato di McCarry, e ci siamo detti, no, che le foto erano posate, che anche quelle foto nei posti più difficili, quegli scatti che sarebbero di guerra, erano studiati, sono voluti, cercati, sono richiesti, il soggetto in posa, gli oggetti in scena spostati, sono scelte stilistiche, ma conti fatti sono degli scatti incredibili. Io non so dirvi esattamente quanto queste foto siano rubate, alcune si capisce che sono assolutamente rubate, quante altre siano richieste, ma è poi così importante al fine del racconto di un'epoca che lui fa in una maniera così magistrale. È davvero importante se lui abbia aspettato che quest'uomo passasse o gli abbia chiesto di passare col carrozzino, non lo so. Forse sto invecchiando, all'inizio ero molto più rigida e bacchettona su queste tematiche, adesso sono più morbida, nel senso che ora, con la grande mole di immagini a cui siamo costantemente sottoposti quotidianamente, una produzione infinita di immagini che alla fine ognuno di noi fa, fotografo o non fotografo, professionista o meno, anche di scarsa qualità e anche poco apprezzabili dal punto di vista artistico e qualitativo. Alla luce di tutto questo, guardando poi una produzione artistica di una levatura così, come quella dei fotografi che vi sto raccontando in questa rubrica, non mi importa più. Cioè, apprezzo il prodotto fotografico e non mi importa più tanto di quale sia la storia dietro. Adesso più che mai, che stiamo andando incontro all'intelligenza artificiale, adesso che la professione del fotografo è messa in crisi, che dovremmo tutti, secondo il trend del momento, darci una svegliata, abbandonare l'idea che la fotografia sia lo scatto e basta,
proprio perché siamo in questo momento storico di transizione, vuoi o non vuoi, inevitabilmente, io davanti a questi capolavori resto affascinata e non mi importa nulla. Guardate questa. Il signore che si inclina per guardare il quadro, il cane che guarda il fotografo, il pittore che fa il suo. Guardate il gioco di linee e come il vostro sguardo si apre, come come seguendo la corolla di un fiore, si apre e guardiamo tutta la foto. Cosa c'è di più importante? Nulla. Questo sembra un frame cinematografico, queste ragazzine, queste bambine un po' così, un po' spettinate, un po' selvagge, chissà qual era la loro storia in quel momento, e questo ragazzino così poggiato alla James Dean con i capelli assolutamente perfetti e una posa disinteressata nei confronti di tutto il resto. Potrebbero essere due foto, una, due, e invece un unico scatto e un altro micro universo. Allora forse sarebbe bene che diventassimo più clementi nei confronti degli artisti che hanno preceduto tutto questo momento storico, perché loro hanno fatto della vera arte con i mezzi che avevano, che erano lontanissimi dai mezzi che avevamo noi, lontani anni luce, come se fossero stati millenni fa, perché tra il 1964 e il 2024 in cui ci troviamo oggi, un fotografo ha avuto un afflusso, un'opportunità di mezzi incredibili per produrre lavoro e loro non ne avevano. La fotografia non è produzione di immagini, quella possono farla tutti, con i mezzi di oggi non ne parliamo neanche. La fotografia è altro. Questi sono scatti di Parigi, ambientati a Parigi, sempre dagli anni 50 agli anni 70. Lui si sposta quindi dalla periferia, va in città, vuole raccontare la sua visione di Parigi e per farlo decide di scattare anche delle scene di interni. Vedete subito come cambia il gusto non solo dello scatto, ma proprio della narrazione, come il messaggio è diverso, come si perde un po' di ingenuità nei soggetti e c'è la narrativa della sessualità, per esempio, della morbosità nei confronti del corpo femminile, della mercificazione anche del corpo femminile e di un'infanzia che è meno spensierata. Entra nei bar, entra nelle case, nei club, entra ovunque lo lascino entrare e scatta tutte le volte che può e racconta le contrapposizioni. Questo è uno scatto fortissimo. Allo stesso bancone dello stesso bar ci sono delle realtà assolutamente opposte. Doisneau quindi fa della sua produzione fotografica la cronaca del suo secolo. L'ha cavalcato quasi tutto il Novecento e lo racconta con i suoi occhi, senza filtri, con grandi verità. Vedete come sono cambiate le espressioni dei volti, le dinamiche, le case, gli interni, la ricchezza, le solitudini. Sono anni di grandissima produzione artistica. Lui è legato a questa agenzia, inizia a scattare per le varie testate, lavora tanto per Life, gli commissionano scatti di reportage per il racconto di un'epoca e lui poi continua a scattare, ma molti, come abbiamo detto, non li ha sviluppati, sono stati poi trovati dopo. Guardate come comunque l'occhio all'umanità, ai sentimenti, alla comunicazione, alle relazioni, alle interazioni tra persone è quello che cercava. È conosciuto come uno dei poeti più romantici al mondo, soprattutto per questa foto. Questa foto ha un racconto particolare, è diventata la sua opera più famosa. Chi pensa a Doisneau l'associa in primis a questa foto. Lui stava scattando a Parigi, questo dovrebbe essere l'Hôtel de Ville, se c'è scritto Hôtel de Ville Parigi 1950, era per strada seduto al tavolino di questo bar e scattava. Ad un certo punto, questo è il racconto che lui ne ha fatto anni dopo, poi vi spiegherò perché ha dovuto farlo, ad un certo punto è passata questa coppia inconsapevolmente si è baciata, ma lui non ha fotografato, li ha fermati e ha chiesto loro di ribaciarsi. Quindi è uno scatto posato? Sì. Concordato? Sì. Loro erano consenzienti?
Sì, è uno scatto rubato? No. Non è più street photography questa? Non sono d'accordo. In passato ne sono rimasta delusa. Quando ho sentito questa storia la prima volta ne sono rimasta delusa. Mi piaceva tantissimo l'idea romantica che il fotografo fosse riuscito a scorgere questa scena tra due persone, tra l'altro veramente bellissime, sembrano i protagonisti di un film. Lei è un'attrice di teatro, si chiamava François Bornet, ma per tantissimi anni la loro identità è rimasta taciuta. La foto è diventata iconica e l'identità è rimasta taciuta. Fino al 1992, quando due avventori, una coppia francese, decide di spacciarsi per i protagonisti della foto per denunciare Doisneau per violazione della privacy, qualcosa del genere, non ricordo i termini. Al che Doisneau in quella circostanza ha raccontato la storia della foto, che quindi i due protagonisti alla richiesta hanno acconsentito e quindi erano assolutamente consenzienti. A quel punto la vera François Bornet ha contattato Doisneau, dopo 40 anni penso, ha contattato Doisneau e gli ha detto di essere lei la protagonista della foto, dimostrando di esserlo con la foto autografata dallo stesso Doisneau che le aveva mandato giorni dopo lo scatto. Foto che poi è stata venduta dalla nipote della signora Bornet per la modica cifra di 150.000 euro o qualcosa del genere. Questa è la storia che ha spoetizzato una delle foto più poetiche della storia dell'arte. Aveva un grande interesse per l'aspetto romantico della vita, del matrimonio. Ne ha raccontati tanti, ha raccontato tante coppie, tanti baci, tanti matrimoni, tante unioni, tanti abbracci. Era quella la parte preferita dell'umanità, però è stato anche un grande paesaggista. Questo è un progetto sulle vacanze che lui ha fatto, bellissimo, sulle vacanze al mare in Francia, portato avanti negli anni. Guardate che malinconia questo carosello sotto la pioggia, sembra uno scatto di fine estate. Sui ritratti lui ha fatto un lavoro non estetico ma introspettivo. Il suo è sempre un racconto che punta alla verità, qualunque essa sia, e non gli importa di raccontare l'aspetto estetizzante di un viso o di una realtà. Questa foto è incredibile. Le linee, il bianco e nero, la nitidezza sono sempre presenti nelle sue foto. C'è sempre qualcosa che vi colpisce nei contrasti e nei giochi di linee. Questo è Picasso, questo ritratto è diventato famosissimo. Giacometti. Di Giacometti lui non fa il ritratto d'artista. Lui racconta l'artista, sono due cose diverse. Noi siamo abituati a dei ritratti abbastanza impostati, anche di personaggi importantissimi dell'arte. E invece lui l'ha ritratto dall'alto, tra l'altro, per poter poi riprendere tutte le sculture di Giacometti, è assolutamente inserito e pervaso del contesto del suo studio, della sua espressione, questo cappello arruffato e il racconto della verità. Adorava ritrarre gli artisti. Guardate questa foto e pensate a quante immagini realizzate con l'intelligenza artificiale negli ultimi tempi abbiate visto, con nuvola o vapore che circondano il personaggio, il mezzo busto, la testa, con l'intelligenza artificiale. Invece questo è uno scatto vero. Non si stanno inventando niente, stanno solo assemblando delle cose con del potenziale, con della tecnologia che lo permette. Questi sono scatti di contrapposizione a quelli che abbiamo visto per la periferia. Questa è la mondanità di Parigi, il lusso, lo sfarzo, la moda, la dolce vita. E Robert Doisneau di Silvana Editoriale. Io spero che anche questa puntata vi sia piaciuta. Nel caso, fateci sapere nei commenti che cosa ne pensate, iscrivetevi al canale per ricevere le notifiche sulle prossime puntate. Noi vi ringraziamo, vi auguriamo buona giornata e grazie sempre per il crescente apprezzamento nei confronti di questo canale e di questa rubrica. Ciao!